Buonasera a tutti, siamo nuovamente qui in linea a Carovigno per raccontarvi in pochi minuti di questo Il Barbiere Zoppo. Il Barbiere Zoppo è un romanzo, non è più un giallo come quelli che ho scritto fino adesso, ed è un romanzo che con protagonista una ragazza di Carovigno nel 1969 che partirà da Carovigno per arrivare nelle Marche e scoprirà tanti misteri, tanti segreti che le addirittura le cambieranno l'esistenza. Questo libro ha avuto la possibilità di diventare un libro, un romanzo delle 8 tappe in cerca d'autore che hanno appena fatto i ragazzi, quelli simpatici di Bici Solidarietà. Sono partiti da Milano, dove io li ho fatto da padrino col romanzo Milano non ha memoria perché era localizzato, e poi ho avuto la fortuna di arrivare a Carovigno, incontrarli e chiudere il loro bellissimo tragitto di oltre 1000 km in bicicletta con questo romanzo. Il Barbiere Zoppo, ripeto, una ragazza di Carovigno è la protagonista, la sua vita cambierà radicalmente attraverso un viaggio da Carovigno nel 1969 alle Marche, ed è un libro che sta riscuotendo molto successo e che da novembre verrà distribuito in tutta Italia dalla Infinito Edizioni. In questo momento lo trovate al solito da Rufino, le Dicolè, da Turicchio, insomma qui a Carovigno. Io voglio ringraziare, approfitto, i ragazzi di Bici Solidarietà e Mimmo Ciaccia per aver fatto questa splendida, aver organizzato questa splendida iniziativa, perché in questo momento unire lo sforzo fisico come quello di pedalare 1000 km e lo sforzo anche mentale di riconoscere nella lettura, nel libro, un elemento importante per la cultura, per difendere, bisogna dire, la democrazia in questo paese, è veramente una iniziativa encomiabile, e spero che voi a Carovigno vogliate applaudire sti ragazzi. Io li applaudo, spero che vogliate applaudire anche voi. Chiudo ricordandovi quindi la possibilità, Barbiere Zoppo, di trovarlo in giro a Carovigno. Leggetelo perché ne parlano molto bene importanti critici italiani, quali per esempio Lidia Menapace. E per chiudere vi ricordo Il Pittore, un giallo particolare tutto ambientato a Carovigno, che racconta la storia di tre giovani disoccupati e marginati carovignesi che finiscono nel delitto, purtroppo attraversando tutto il percorso, la corona di spine, la paura e il dramma della droga, delle droghe sintetiche. È un romanzo che ha vinto alcuni premi, tra cui uno internazionale, che mi ha aperto le porte all'editoria. Con questo libro, al di là del tema scottante, ho voluto rendere un omaggio a Carovigno, questa splendida cittadina che potrebbe essere un gioiello a livello turistico italiano e che non lo è, purtroppo dovrete forse decidervi a Carovigno a dare un cambiamento più avanti dal mio punto di vista, e lo trovate anche questo qua in tutte le edicole, le librerie di Carovigno. Quindi tanti saluti a tutti e spero quest'estate buona lettura.